Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione, esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Bene, allora eccoci qui in diretta, benvenuti a questo nuovo appuntamento con le buone pratiche. Siamo oramai arrivati alla settima puntata. Settima, esatto Massimo, sì. Ciao Greta. ciao, ben ritrovato. Settima puntata, quinta che va in onda anche su Arezzo TV, quindi vi ricordiamo questa sera alle 21. Poi gli amici ci stanno già seguendo la nostra pagina Facebook delle buone pratiche, quindi anche sui social network. Ringraziamo di nuovo Extra e Lega Ambiente. Oggi c'è la Alessandra Capizzi a rappresentarla. Che salutiamo. Ecco. Che hanno davvero messo insieme questi due mezzi di comunicazione, radio e televisione, per questa nuova esperienza, caro Massimo, che insomma è veramente ormai già ha un bel cammino. Adesso abbiamo qualcosa da annunciare, perché insomma il fiume rappresenta sempre la memoria storica non solamente del nostro territorio. La memoria corre sul fiume. Sì. Turismo didattico alla riscoperta di antichi percorsi lungo l'Arno. Sì. Ecco. Questa è la buona pratica che oggi proviamo a raccontare, quindi si parla comunque di un turismo sostenibile. Tra l'altro a breve ci collegheremo anche con Sebastiano Venneri, responsabile del territorio innovazione di Lega Ambiente nazionale, che appunto ci spiegherà quali sono le azioni da portare in campo affinché questo turismo sia appunto sostenibile. E poi salutiamo anche Gualberto Gualdani. Buongiorno. Che oggi rappresenta la CRIC di Ponte Buriano, l'uomo del ponte, come lo vogliamo definire? Le radici del nostro territorio. Però l'uomo del monte è un po' affascinante. Ponte, non monte. Ma non mi conosci l'uomo del ponte, ma questa è una cosa gravissima. Ho detto monte. Esatto. Sì. Ma in effetti è un'amnesia un po' che mi che preoccupa. Che ci potrebbe stare? No, perché quando eravamo in guerra con l'autorità di Pacino, ci va alzare esatto, il fiume, sì. Qualcuno cambiò il cartello Monte Buriano anziché Ponte Buriano. Quindi ecco. Se lo ricollego comincio a avere qualche preoccupazione. Forse sono passato di là e ho visto questa scritta e allora è venuta la reminiscenza. No, per la verità è che sto peggiorando. Non direi. Io se non scrivo non ricordo nulla, quindi assolutamente. Ma detto questo, appunto il fiume ovviamente è l'Arno in questo caso. E allora Alessandra, i territori toccati, in attesa di collegarci telefonicamente anche con Venneri, i territori toccati da questo progetto, ricordiamo che è un progetto in collaborazione con le scuole, infatti nella seconda parte avremo una professoressa della scuola media Piero della Francesca, si chiama appunto La memoria corre sul fiume, il fiume è l'Arno, i comuni toccati quali sono stati? Fondamentalmente Arezzo e Capolona. Sì, sembra un po' una minaccia, la memoria corre sul fiume, anche un po' di losco, invece ci piaceva proprio ripartire dalla memoria locale, e questa è diciamo la caratteristica di questo lavoro, che è durato diverso tempo, perché ci sono voluti un paio d'anni comunque per ricostruire attraverso la memoria degli abitanti, in particolare i più anziani, proprio dei percorsi che venivano utilizzati normalmente e che un pochino ormai si sono persi per una modernità ovviamente maggiore, e quindi ci piaceva restituire ai ragazzi e in generale comunque agli abitanti che vogliono riscoprire questi territori, proprio questi percorsi che sono bellissimi percorsi naturalistici, appunto con l'Arno come filo conduttore, però sono anche ricordi di mestieri, di passatempi, di giochi, di cibi, di gusti, di paesaggi, quindi è veramente una ricchezza straordinaria. Ecco, turismo sostenibile, perché poi le scuole praticamente vengono portate ovviamente nella stagione migliore, quindi nella primavera, comunque a ripercorrere insomma tutta questa memoria che è stata diciamo fissata. Adesso per gli amici di Facebook la vedranno, poi ovviamente in radio è difficile, però insomma in questo
questo depliant che si chiama appunto La memoria corre sul fiume, dove avete fissato proprio su carta queste memorie. Dovremmo essere collegati siamo collegati con Sebastiano Venneri del Legambiente Onlus. Sbagliato l'accento, Venneri o Venneri? Intanto gli chiediamo questa. Venneri. Pronto? Pronto? Venneri. 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 Okay. No, ho sbagliato io. No, allora siamo a quota 2. Nel giro di 5 minuti. Ma io sono andata a caso, quindi mi è andata bene. Ecco, allora benvenuto. Il giorno a vista d'oggi, non c'è niente da fare. Ben trovato. Ecco. Allora, il turismo sostenibile che appunto Legambiente promuove, ecco, come diventa allora un turismo sostenibile? Diciamo che in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo questo aggettivo attorno al tema del turismo. Gli ultimi anni sono stati gli anni delle vacanze più verdi di sempre. Si è riscoperto il nostro territorio, si è riscoperto una modalità di fare vacanza che passa attraverso le esperienze delle persone che abitano quel territorio, per cui il lavoro che si sta facendo anche lì con il progetto sull'Arno va in questa direzione, cioè entrare in un territorio e guardarlo con gli occhi di chi quel territorio lo conosce, lo vive da sempre, ne conosce le storie, gli angoli più reconditi. Quindi è il cosiddetto turismo esperienziale, quello che si avvicina a un territorio passando per le esperienze personali di chi appunto ha abitato quel territorio, ed è una cosa di grandissima prospettiva perché naturalmente può dare una opportunità a tanti territori del nostro paese che hanno questi elementi sui quali ovviamente bisogna lavorare per tradurli in prodotto turistico. Non basta, io dico sempre, avere un bel territorio, è come essere belli ma non essere simpatici, ecco il paragone. Certo. Ci sono tante persone belle e noiose e così ci sono tanti territori nel nostro paese bellissimi, ma bisogna renderli simpatici, e questo lo si può fare appunto passando per esperienze di questo tipo. Allora Sebastiano, io sono un grande appassionato di ciclismo, lo pratico insomma con grande passione, e c'è questo grande sogno della ciclovia che affianca l'Arno, questo progetto che sta andando avanti e che sembra sia a una svolta definitiva. Sarebbe veramente una cosa fantastica. Guarda, anch'io sono un appassionato di cicloturismo e sono entusiasta del lavoro che è stato fatto negli ultimi anni in questo paese proprio per finanziare questi grandi assi strategici, queste ciclovie turistiche. Penso alla ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, alla ciclovia del Garda, anche alla ciclopista tirrenica e alla ciclovia dell'Arno. Sono delle infrastrutture eccezionali. Purtroppo arriviamo un po' tardi, per capirci l'Austria, che è il paese più avanzato da questo punto di vista, ha infrastrutturato con ciclovie turistiche tutto il corso del Danubio. Io l'ho fatto, è bellissima come ciclopista, ma potete capire da soli che il Danubio non è l'Arno, anzi che l'Arno non è il Danubio, è quello che si può ammirare lungo l'Arno, passando per Pisa, passando per Firenze, è una cosa assolutamente unica al mondo. Quindi immagino che tipo di utenza potrebbe, che tipo di traffico potrebbe generare un'ipotesi di questo tipo, insomma, di poter pedalare su una delle ciclovie più belle del mondo. Su questo si sta lavorando bene, devo dire, un po' in ritardo, ma sono certo che insomma si potrà recuperare il tempo perso. Le ciclopiste sono anche importanti perché creano sistema. Molto spesso si dice che un territorio deve fare sistema, però poi resta questa una formula un po' vuota. Ecco, le ciclovie servono esattamente a fare sistema, cioè a collegare fra di loro dei punti di interesse
di quel territorio e a metterli a sistema fra di loro, come un po' quel giochino che si fa sulla settimana enigmistica, unite i puntini. Ecco, esatto. È un modo per far apparire le potenzialità di un territorio che prima non si vedevano. Attraverso le ciclovie queste possono venire fuori. Allora, qui si parla di comuni, in questo caso vabbè Arezzo e Capolona, ma di piccoli centri che appunto vengono valorizzati, sono stati valorizzati attraverso questo progetto La Memoria Corre sul Fiume, ma lei magari ci potrà dire a livello nazionale quanti piccoli centri, insomma, Legambiente è riuscita appunto a valorizzare con questo sistema, con queste sinergie? Ma noi ci abbiamo provato con la nostra campagna Voler Bene all'Italia, la piccola grande Italia, l'Italia appunto dei piccoli comuni, quelli sotto i 5.000 abitanti, che poi sono un po' l'asse strategico del nostro paese, la spina dorsale, sono 5.000 e passa i piccoli comuni italiani. E quest'anno finalmente siamo riusciti, proprio con quest'ultima legislatura ormai agli sgoccioli, praticamente conclusa, a far approvare una legge che viene incontro, aiuta e finanzia anche le attività all'interno di questi piccoli comuni. Non perché noi siamo affezionati a un'idea, come dire, minoritaria, piccina del paese, ma proprio perché pensiamo che in queste piccole realtà ci sia poi la forza, la caratteristica del nostro paese. Pensate semplicemente ai prodotti tipici e di qualità, quelli a marchio DOP, IGP, che fanno del nostro paese il primo paese in Europa per produzioni di qualità. Il 90% circa di queste produzioni vengono dai piccoli comuni, quindi bisogna assolutamente investire su queste realtà. Però io insisto, queste realtà devono anche aiutarsi un po' da sole. Guardi, qua oggi abbiamo un rappresentante, insomma, diciamo non solo degli abitanti di questi comuni che sono stati toccati da questo progetto, ma proprio anche di una organizzazione che è la CRIC di Ponte Buriano, che ha dato insomma una mano, ecco, a Legambiente a appunto fissare questi concetti, Gualberto. Nel momento in cui ce l'hanno chiesto, ben volentieri abbiamo accettato quello della mano, perché lo scopo della CRIC, che è Cooperativa Ricreativa Culturale Ponte Buriano per intendersi, è proprio quello di affidare in modo perpetuo all'indelebile memoria della storia, come si dice, quelle che sono le tradizioni che corrono lungo il fiume, perché il fiume è sempre stato fonte di vita. Cioè i primi insediamenti che si sono stati anche lungo il nostro fiume, lungo il nostro piccolo paese, risalgono agli Etruschi, quindi l'acqua era fonte di vita e lì si insediavano le civiltà, e da lì poi sono sviluppati tutto quello che è arrivato fino ad oggi, e questo è molto importante. Addirittura quando parlava di turismo verde, turismo l'Italia, bellissimo, piccoli centri bellissimi, io sono tra quelli che mi si apre il cuore, perché è da un bel po' che le ferie li faccio intorno a casa mia, anche perché passeggiando nei boschi ho incontrato tantissimi olandesi, francesi, tedeschi, inglesi, che sono negli agriturismi, che sono lì nel luogo. Dico, e allora ho pensato, ma se questi spendono migliaia d'euro per venire qui, o che se no io devo andare via a cercare chissà cosa. No, no, per carità. Allora dobbiamo salutare il nostro ospite telefonico. Grazie a Sebastiano Venneri, responsabile territorio e innovazione di Lega Ambiente. Grazie mille, grazie. Ci dobbiamo collegare, credo, anche con un'altra ospite, ma io volevo insomma carpire un attimo da Gualberto qualche ricordo, insomma qualche memoria che poi è stata appunto fissata in questo Depliant. Ne ho fissate tante che non ricordo. No, ma come non ricordi? Allora, innanzitutto c'è un mestiere, Gualberto, che adesso oggi secondo te è scomparso. Quello che sono scomparsi sono, vedo, i famosi fuorieratori, per cui che avevano... Sono? Che sono? Che raccontiamo a chi ci ascolta. Allora, il Ponte Buriano del 1240, ecco, ha ricevuto diciamo spinte, botte da fasci di legname che dal Casentino venivano trasportati a Firenze e Pisa, quindi le due città sono state costruite con il legname poi che proveniva dal Casentino, quindi per 500 anni, ecco, i cosiddetti foderatori erano quelli che accompagnavano durante le piene
il legname nel fiume, ecco. E Ponte Buriano era un porto proprio di stabile permanenza di queste persone. Poi ovviamente c'è un altro mestiere quasi scomparso, sono i contadini, la mezzatria, quello certo. Che il nostro presidente, che purtroppo è morto 6 anni fa, però rappresentava in prima persona, perché veterinario, quindi seguiva le stalle, li conosceva tutti ad uno, e ovviamente il contadino, quello classico, è scomparso. Quello che a volte si diceva, ma secondo me in modo molto sbagliato, che quasi offensivo, che quello era da fare il contadino, come quasi in tema di dire quello sa fare. In realtà il contadino era quello che sapeva fare tutto, ecco, perché sapeva come dover condurre l'allevamento del bestiame, sapeva come far produrre meglio la terra, sapeva fare in casa tutto quello che io l'ho visto, cioè li vedevi fare anche le sedie, non è che andavano a comprarle, se li facevano con legno, riuscivano a impagliarli, io mi ricordo tante volte. Che insomma, con voi l'IKEA sarebbe fallito, non sarebbe mai decollata. Allora, abbiamo in collegamento Marina Marengo, che è docente di geografia alla Università di Genova e di Siena. Benvenuta in trasmissione, Marina. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, la sentiamo un po' lontana, non so se abbiamo qualche piccolo problema. Allora, stiamo parlando in questa trasmissione di turismo didattico alla riscoperta di antichi percorsi lungo il fiume Arno, che lambisce la città di Arezzo, ma che attraversa, diciamo, buona parte del nostro territorio, della nostra provincia. Ecco, l'importanza di coinvolgere i ragazzi, insomma, che poi ovviamente saranno insomma, sono il nostro futuro, perché chiaramente bisogna un pochino farli ripartire dalle radici, forse questo era il senso, e poi magari fissare anche con loro alcune memorie che poi, insomma, si potrebbe rischiare che, se andiamo troppo in là con il tempo, insomma, si possano perdere. Quindi l'importanza di coinvolgere gli studenti forse è questo, ma magari lei ce lo può dire meglio. Ma, coinvolgere gli studenti prima di tutto, ma a monte c'è un altro discorso da fare, che è quello degli attuali processi di patrimonializzazione, quindi del voler cercare di salvare quelle che sono le risorse radicate in un territorio, e prima ancora che con gli studenti o gli allievi, il discorso va fatto con gli abitanti, perché poi sono gli interlocutori indispensabili, perché questi patrimoni, spesso a volte materiali, ma spesso immateriali. E certo, sono ricordi, sono sì. Ecco, ma a volte sono fotografie, ce ne hanno portate tantissime durante il lavoro del progetto La Memoria Cose sul Fiume. Però effettivamente, prima ancora di lavorare, diciamo, di pensare agli studenti e agli allievi, anche ai bambini, è bene pensare, il lavoro va fatto sul territorio con gli abitanti. Bene, sì, infatti oggi noi qua ne abbiamo uno che, diciamo, rappresenta un po' tutti, che è Gualberto Gualdani, ma ci faceva piacere appunto raccogliere anche la sua testimonianza, proprio perché mi era sembrato di capire che il progetto, insomma, poggiasse tantissimo sulle memorie degli abitanti. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Sì, ecco. Ci dobbiamo fermare un attimo, quindi restate con noi tra poco, anzi, come si direbbe, tra pochissimo. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Extra e Lega Ambiente. Ed eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo interrotto il discorso sul più bello, Greta, però insomma, d'altronde sì, il tempo, come dire, tiranno, questo lo diciamo tutte le puntate. Che, cosa, da cosa nasce cosa? Sì, insomma, qui abbiamo un coinvolgimento sempre continuo. Cambiato un ospite, e adesso abbiamo con noi Manuela Mainelli, che è la professoressa appunto della scuola media Piero della Francesca. Benvenuta. Ci stavamo appunto interrompendo
interrogando su come questi ragazzi sono stati coinvolti e su come poi, appunto, l'abbiamo già detto nella prima parte, attraverso delle uscite didattiche vengono ulteriormente, insomma, coinvolti, perché La memoria corre sul fiume, ricordiamolo, è un progetto che è nato nel 2013, ma che ovviamente adesso ha un suo seguito, diciamo. Sì, dunque io ho cominciato ad aderire a questi progetti di Lega Ambiente a partire dal 2000, da 8 anni circa. Ho proposto ai miei ragazzi progetti sulle differenze di genere, sulla tutela dell'ambiente, ma questo progetto, dal titolo appunto La memoria corre sul fiume, mi è sembrato particolarmente interessante, particolarmente coinvolgente, a partire proprio dal nome del progetto stesso, che trovo molto suggestivo. Il percorso, diciamo che all'inizio dell'anno, è un progetto che io trovo particolarmente completo, e infatti all'inizio dell'anno, quando purtroppo noi insegnanti, ahimè, siamo un po' chiamati a programmare, quindi a identificare progetti più adeguati per le nostre classi, dobbiamo comunque individuare e specificare a quale area sono attinenti, no, i progetti che vogliamo proporre, e quindi dobbiamo crocettare varie voci e specificare se hanno a che fare con cultura e territorio, educazione alla salute, cittadinanza attiva. Ecco, trovo sempre in questo piacevole imbarazzo quando propongo questo un progetto, perché è talmente completo che io vorrei crocettare tutte le voci. ed è un progetto che si suddivide in due parti e coinvolge molto i ragazzi, perché c'è un lavoro di preparazione in classe, e c'è un primo intervento. Io parlo di Alessandra perché è la persona con cui appunto collaboro e con cui mi trovo molto bene, e lei ha questa capacità di coinvolgere i ragazzi anche con storie, no, anche un po' misteriose, dei luoghi che poi si vanno a visitare, quindi riesce a carpire la loro attenzione e la loro curiosità. E poi c'è appunto questo momento di preparazione in cui i ragazzi sono invitati a documentarsi, e poi diventano loro i protagonisti, quindi c'è l'uscita vera e propria, dove i ragazzi diventano delle vere e proprie guide e sono molto motivati, perché conoscono veramente e finalmente riescono a vedere ciò che hanno studiato nei banchi in classe. E insomma, poi le passeggiate sono veramente piacevoli, e appunto questo è un progetto che non solo aiuta i ragazzi a conoscere il proprio territorio, ma si lavora anche molto appunto sulla cittadinanza attiva, vengono sensibilizzati ai vari aspetti della tutela dell'ambiente. Questo progetto mi è piaciuto oltretutto perché mi ha ispirato, e con questo sono riuscita a coinvolgere ulteriormente i ragazzi, parlando appunto degli antichi mestieri, no? Dell'idea della memoria. I ragazzi sono stati invitati, oltre che a documentarsi attraverso internet, il materiale che c'è stato fornito anche appunto da Alessandra, sono stati invitati a intervistare i propri familiari, nonni, e queste interviste fatte ai nonni, che hanno raccontato i giochi che si facevano lungo l'Arno, gli antichi mestieri che loro ricordano, questa intervista poi si è trasformata in un'intervista al fiume. Abbiamo infatti creato una piccola guida turistica, i ragazzi quindi hanno prima individuato il percorso migliore da fare per raggiungere da Arezzo, raggiungere Giovi, perché il percorso che abbiamo scelto è quello che va da Giovi a Pieve a Sietina, quindi hanno individuato questo percorso, hanno dovuto lavorare sulle carte geografiche, quindi un lavoro che poi ha abbracciato varie discipline, soprattutto le mie, che insegno italiano, storia e geografia, e poi si sono documentati sulla storia del luogo, poi c'è stata questa passeggiata dove hanno proposto, oltre che a fare proprio da ciceroni, quindi a parlare degli edifici e della storia di Pieve a Sietina e di Giovi, abbiamo fatto questa passeggiata lungo l'Arno, dove hanno proposto dei giochi e dove appunto abbiamo ripercorso gli antichi mestieri, quindi la storia locale, e dove
abbiamo cercato di dare voce al fiume Arno, sul quale poi abbiamo messo queste barchette, no, che sono andate via, ognuno ha preparato la sua barchetta. Ecco, a proposito di barchette, la interrompo un secondo. Sì, però abbiamo in linea anche il sindaco di Alberto Cioffi. Siamo in par condicio, Alberto, lo sai, te l'abbiamo già detto, però te lo ricordiamo. Ecco, nessuno, cioè, andate a votare, questo si può dire. Parliamo dell'Arno. Alberto, sentivamo appunto la professoressa che ci raccontava di come questi ragazzi sono stati. Non ho capito il nome della professoressa. Manuela Mainelli, professoressa. Dal Molise, sconosciuto. Dal Molise, dice la professoressa, quindi. Però insomma, sì, esatto, insegna ad Arezzo. Ecco, l'importanza, Alberto, di valorizzare territori come anche quello di Capolona, che probabilmente, insomma, visto dagli occhi di chi lo abita, magari può essere decisamente, insomma, più affascinante che non diversamente. Ma io penso che insomma, il territorio di Capolona, togliendo il capoluogo che è notoriamente cresciuto nel dopoguerra, quindi con le dinamiche caotiche che ha caratterizzato lo sviluppo urbanistico di tutta Italia nel dopoguerra, noi abbiamo un territorio estremamente bello, significativo, paesaggisticamente parlando, molto ancora come si dice intonso, come si potrebbe dire. Soprattutto lungo il percorso dell'Arno, da quello che sentivo prima della professoressa Mainelli, la zona dell'Arno appunto lì alla passerella di Giovi, quindi sì, tutto Pieva Fiena, tutta la zona lì vicino, quindi la Badia di Canteleone, Magalotto, su cui noi abbiamo in quest'ultimo fatto un ricordo, da prendere testimonianza da parte delle persone che hanno vissuto lì molti anni fa, in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Casentino, con l'Ecomuseo del Casentino. Ecco, ma quello che magari mi piaceva chiederti è questo, Alberto: c'è bisogno nel 2018, secondo te, di fissare queste memorie? Ma io penso di sì, perché noi stiamo vivendo purtroppo una bulimia, come viene chiamata, di queste informazioni, insomma, no? Sì, una bulimia comunicativa, in questa era digitale tutto si conserva, ma di nulla si ha ricordo, in questo sistema orizzontale della rete, per cui uno pensa che sia una cosa democratica, qualcun altro la definisce populista, a seconda delle opinioni. C'è un ospite che ti dice bravo, quindi. Come? C'è un ospite che è Gualberto Gualdani, che è d'accordo con te. Sta applaudendo. Ciao. Un applauso, tutto, tutto, ciao. Tutto si consuma, si esaurisce nel presente, quindi ci sarà sempre tanto da non lasciare spazio al passato, quindi la fine della memoria stiamo vivendo un po'. Ecco, è noi vero. Ci siamo contro questa fine della memoria, stiamo cercando di dargli valore alle cose di questa realtà, come ricordavo. Noi stiamo facendo ora la seconda edizione, che andrà verso marzo al pubblico, verrà distribuita a marzo, di tutti i sentieri e i percorsi del territorio di Capolona. Ah, ok. Già abbiamo dei pannelli, delle stazioni che indicano a chi va in bicicletta o chi va a piedi, soprattutto si suggerisce questi percorsi. Benissimo, allora. Bene, grazie. Dobbiamo salutare Alberto. Alberto Cioffi, grazie mille. Grazie della tua partecipazione, il tempo è tiranno. Grazie mille, alla prossima, Alberto. E allora, insomma, c'è davvero bisogno di fissare, caro Gualberto, questa memoria. Prima ci hai regalato uno spaccato, insomma, di quelli che potevano essere i mestieri perduti. Ma tu da bambino che giochi facevi? L'Arno. Giocavi sull'Arno? Arno, quindi zattere di fortuna. Con che le costruivi? Legno. Con il legno? Con i tronchi che trovavi, che la piana aveva trasportato durante le sue
E fino a dove arrivavi oramai? Ormai che tanto siamo entrati nella naviga, memoria. naviga. No, dove? Ma non sempre molto lontano. Zone limitrofe, insomma. Non lo so se sia il caso di dirlo, ma io a 17 anni studiavo musica e suonavo violino. Però. Aspetta. Allora, lavoravo in fabbrica allora, all'una R, perché poi ho studiato dopo di notte. Mi fu proposto di andare a suonare in un night a Roma, quindi mi sarei dovuto trasferire a Roma. Sì. Non ci pensai neanche due ore, gli dissi subito di no per rimanere a Pontepuriano e stare a lavorare in fabbrica. Oh, vedi, quindi, perché? Ed ecco le radici, no? Sì, come no. E quello che diceva Alberto, appunto, prima Alberto, il sindaco di Capolona, che oggi si sta perdendo la memoria, il rischio è questo. E sono i piccoli istituti, quelle piccole istituzioni che si danno da fare a mantenere, perché altrimenti sarebbe inglobati veramente a questo sistema multimediale e poi cosa rimane? Insomma, rimane un file, ma è verissimo. È freddo. L'uomo è anche fatto di anima, non solo di materia. Quindi secondo me noi da 40 anni, anzi sono 41 quest'anno, che abbiamo la cricchera cooperativa. Sì. È proprio creata per non far tramontare, per non far dimenticare le nostre radici, la nostra civiltà contadina. Sono 40 anni che si fa la battita del grano. E io posso dire che io al 40esimo c'ero, posso dire? Al 40esimo c'eri e c'era una grossa mano. Bravissimo. Perché poi alla fine, secondo me, anche il compito degli organi di quello che stiamo facendo anche oggi noi, insomma, è quello appunto di fissare, no? Perché di fissare la memoria delle persone, non la memoria di un computer, capito? Okay. È una cosa diversa. Noi abbiamo raccontato questa buona pratica, ci abbiamo provato, insomma, a fissare un pezzettino di questa memoria che corre sul fiume. Importantissima e fondamentale memoria, non ce ne dimentichiamo mai, e questa è una cosa fondamentale. E purtroppo, quindi, devo ripetere sempre la solita cosa, il tempo è tiranno, ecco. E quindi staremo qui a parlare di cose che sono accadute lungo questo posto meraviglioso che è chiamato Arno, che, ripeto, lambisce la nostra città e che attraversa il nostro territorio. Ricordiamo quindi, allora, di seguire la pagina Facebook delle Buone Pratiche, e piuttosto che quella anche di Legambiente e di Estra, e ricordatevi che su Arezzo TV potrete rivedere questo contenuto questa sera, ogni giovedì sera alle 21. Ci diamo appuntamento, caro Massimo, alla puntata numero 8. Grazie per l'ascolto, grazie ai nostri ospiti, anche Alessandra Capizzi che ci guarda da dietro le quinte. Alla prossima settimana. Bye bye. Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche. Con ospiti e approfondimenti. Sociale, ambiente, energia. Sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione. Esperienze da raccontare e condividere. Vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13. E sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21. Conduce Massimo Gianni. Con Greta Settimelli. Il programma è realizzato in collaborazione con Estra e Legambiente.